Innanzitutto diamo delle definizioni che cosa si intende per conserva. Le conserve sono preparazioni alimentari confezionate in contenitori a chiusura ermetica che subiscono trattamenti termici ad alte temperature, che ne permettono la conservazione per lunghi periodi di tempo a temperatura ambiente. Si distinguono in conserve acide e conserve non acide. Le semiconserve sono invece preparazioni alimentari che subiscono trattamenti termici a temperature inferiori, comunque in grado di distruggere alcuni dei microrganismi anche patogeni. Trattamenti. Ne abbiamo due, la sterilizzazione e la pastorizzazione. Cosa intende per sterilizzazione? Consiste nel trattare l'alimento confezionato ermeticamente a temperature maggiori di quella di ebollizione dell'acqua. Richiede semplici apparecchiature, non disponibili in casa, però la sterilizzazione disattiva gli enzimi e distrugge le forme batteriche, comprese le più resistenti, come le spore. La pastorizzazione invece è un trattamento termico che si effettua a temperature minore, uguali a quelle dell'ebollizione dell'acqua, quindi è in grado di distruggere la maggior parte degli enzimi e di molti batteri, ma non distrugge assolutamente le spore. Vediamo un po' nel dettaglio. Prima cosa da tenere in considerazione è l'igiene. Lavarsi quindi spesso le mani con il sapone, porre attenzione agli utensili per evitare le cross-contaminazioni, utilizzare sempre utensili puliti, sostituire spesso spugne e strofinacci, applicare rigorosamente le istruzioni per l'utilizzo e la conservazione dei detergenti e dei sanificanti utilizzati nell'ambito delle pulizie. I contenitori che noi utilizziamo. Allora, le pentole per la cottura delle conserve devono essere in acciaio inox. Utilizzare contenitori di capacità commisurata al consumo che io ne devo fare. Preferire barattoli di vetro per la conservazione. Capsule e guarnizioni vanno sostituite ad ogni utilizzo per garantire una tenuta ermetica. Non utilizzare capsule o coperchi deformati, ammaccati o arrugginiti. Ingredienti. Scegliere sempre prodotti di stagione e di prima scelta. Per i sottaceti utilizzare aceto di vino bianco, in quanto non altera né il colore delle verdure ma neanche il loro aspetto. Per i sottoli preferire sempre l'olio extravergine di oliva. Per le confetture preferire lo zucchero semolato, in quanto non altera il profumo della frutta. Per le salamoie e conserve sotto sale preferire il sale. Lavaggio e taglio. Lavare i prodotti sotto l'acqua corrente per eliminare la terra e tutti i residui. Eliminare le parti danneggiate non edibili. Risciacquare velocemente e asciugare molto bene. Tagliare a seconda del tipo di prodotto e lavorazione che io voglio eseguire. Per le confetture sarebbe opportuno non togliere la buccia, in quanto questa è ricca di pectina e favorisce l'addensamento. Sanificazione. Pulire e lavare i contenitori e coperchi con acqua e detergente prima del loro utilizzo. Asciugarli con carta assorbente o un panno pulito, oppure porli in forno a 40-45 gradi. Per il riempimento a caldo, confetture, marmellate e salsa, eseguire la sanificazione dei barattoli vuoti con l'acqua bollente oppure in forno. Il riempimento dei barattoli è una fase molto importante. Non riempire mai i contenitori fino all'orlo, ma lasciare sempre uno spazio vuoto, che viene definito spazio di testa. Per marmellate e confetture lo spazio di testa è di 1 cm, per salse di pomodoro sottaceti da trattare termicamente dopo la chiusura del barattolo lo spazio di testa deve essere almeno di 2 cm. Poi immerge completamente gli alimenti nel liquido, olio, aceto, sciroppo, e che devono stare sotto di almeno 1 cm. Passiamo alla fase di pastorizzazione. Immergere completamente i nostri barattoli in acqua. Il livello dell'acqua nella pentola deve sovrastare di almeno 5 cm quello del tappo del barattolo. Coprire poi la pentola con un coperchio e portare all'ebollizione. Il tempo di pastorizzazione va calcolato dal momento dell'ebollizione e almeno far bollire per 20 minuti. Raffreddare poi i barattoli in acqua oppure all'aria. Però dopo che sono trascorsi 5 o 10 minuti dal completamento del ciclo di pastorizzazione. Controllo. Ispezionare poi i barattoli dopo 12 o 24 ore dalla pastorizzazione per valutare l'ermeticità della chiusura del barattolo stesso. Premendo con un dito al centro del tappo non si deve sentire il rumore di clic-clac. Nel caso di utilizzo di tappi con chiusura guarnizione in gomma, se il coperchio non oppone resistenza, la conserva non è sottovuoto. Può essere quindi o ripastorizzato o consumato immediatamente.
Applicare poi un'etichetta sui barattoli con la data che indica la produzione. Consumo. Verificare gli eventuali sversamenti di liquidi o perdite del vuoto. Nel caso di perdita del vuoto, presenza di bollicine o se il prodotto presenta alterazioni di colore o odore significative, vuol dire che il prodotto è alterato e la conserva non deve assolutamente essere consumata, ma eliminata. La conservazione. Le conserve così fatte, una volta che vengono aperte, devono essere conservate in frigorifero e consumate il prima possibile. A seconda della tipologia, i tempi di conservazione delle conserve aperte possono variare da 4 a 5 giorni a anche 2 mesi. Le conserve acide o acidificate, come ad esempio sott'oli, sott'aceto, aceti aromatizzati e vegetali in salamoia, massimo 2 mesi dall'apertura. Marmellate e confetture passate di pomodoro una settimana dall'apertura, salse, sughi e oli aromatizzati e succhi di frutta e pesto 4-5 giorni dall'apertura. Un concetto fondamentale da tenere in considerazione è il rischio botulino. Nel caso di conserve il rischio è maggiore, è rappresentato appunto dalla presenza del botulino che provoca una grave intossicazione alimentare causata dall'ingestione di una tossina prodotta dal Clostridium botulino. I sintomi compaiono già dopo 12-24 ore dall'ingestione con una sintomatologia gastroenterica, un quadro neurologico che può portare alla morte per paralisi e arresto cardiorespiratorio. O se osservate scrupolosamente quanto vi è stato detto, sicuramente le vostre conserve non presenteranno alcun rischio.